Un sell-side record, quello che si è aperto a Bologna con il convegno economico Vivere l'evoluzione del mercato, moderato dal direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano. L'industria ceramica ha un fatturato di 4,7 miliardi di euro. Essere qui significa constatare la vitalità dell'economia del nostro paese che dentro di sé ha la forza per reagire. Ma ora rischiamo di pagare un prezzo ancora più elevato per la crisi che non abbiamo determinato, ha aggiunto Napoletano. Non solo siamo diventati uno stato da vendere, ma abbiamo anche la scarsità di compratori. Al centro dell'evoluzione del mercato, secondo il presidente di Confindustria Ceramica Franco Manfredini, c'è il fenomeno della globalizzazione, un processo che ha fatto emergere economie che fino a pochi anni fa erano considerate del terzo mondo e che oggi fanno da traino all'economia globale. L'asticella della competizione si alza e noi dobbiamo essere più bravi, ma servono regole uguali per tutti e che tutti le rispettino. In questo quadro, secondo Manfredini, quello europeo è un processo necessario che accompagna l'evoluzione dei mercati. L'Europa è la cornice di riferimento per le imprese, indispensabile per essere competitive a livello mondiale, sia all'Europa quindi, ma anche sia all'euro da parte di Manfredini. Tutti i membri dovranno prendere atto che bisogna sostenerlo e difenderlo, in quanto base fondamentale per le nostre aziende e per gli stati. A chiudere il convegno è stata la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che è intervenuta per commentare l'attuale situazione economica italiana. È inaccettabile ciò che sta accadendo al paese, ha dichiarato, perché questo è un paese serio, con un tessuto manifatturiero importante, con settori e nicchie, come quello dell'industria ceramica, in cui gli imprenditori italiani sono leader. Qui ci sono imprenditori che conquistano il mondo e che tengono su questo paese. Qui c'è una cultura del lavoro unica, vuol dire che l'Italia ce la può fare. Sono settimane, ha proseguito Emma Marcegaglia, che continua a dire che non c'è più tempo. O si fanno gli interventi necessari, anche impopolari, o il governo deve prenderne atto. Occorre completare una volta per tutte la manovra sulle pensioni, occorre vendere i beni pubblici, fare la riforma fiscale abbassando le tasse ai lavoratori e imprenditori, calando IRPEF e IRAP, e accelerare su ricerca e innovazione. Queste sono le grandi manovre che servono per ridare credibilità al Paese. Noi, come Confindustria, continueremo a dire la verità, con voce ferma, autonoma e consapevole.